sempre, eccoci qui, Marisa Falli, qui Arcangelo Badolati, capo servizio della Gazzetta del Salve. Sud, per trascorrere insieme un'ora di approfondimento sui principali fatti di cronaca nera e giudiziaria. In primo piano, ovviamente, l'inchiesta Eclissi della DDA di Reggio Calabria, condotta dai carabinieri del comando provinciale della città dello Stretto e che ha visto l'esecuzione di 25 arresti. Sicuramente quello più eclatante è quello del sindaco, anzi dico Fermi, è quello del sindaco di San Ferdinando. L'operazione ha fatto luce sulle presunte pesanti infiltrazioni dell''ndrangheta, in particolare delle cosche pesce bellocco di Rosarno nel comune di San Ferdinando, e sarebbe stata acclarata anche la compiacenza del sindaco. Insieme al sindaco ha anche fermato il vice sindaco e un consigliere di minoranza. Un fatto che è balzato subito anche all'attenzione della cronaca nazionale, perché il sindaco di San Ferdinando, Domenico Maddaferi, è diventato un personaggio noto per le sue posizioni nei confronti degli immigrati. Ricordiamo che proprio nel giorno in cui è stato arrestato, era stato previsto da lui lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando, noto per la forte opposizione al trasbordo delle armi chimiche siriane nel porto di Gioia Tauro. Ma vediamo la cronaca di questi arresti e con Arcangelo cerchiamo di capire cosa c'è alla base di questa nuova ennesima indagine. Quando alle 6:54 le agenzie battono la notizia, in molti sussultano. Il sindaco di San Ferdinando, Domenico Maddaferi, tra i 26 fermati nell'ambito dell'operazione Eclissi scattata all'alba, coordinata dalla DDA e condotta dai carabinieri di Reggio Calabria contro la potente cosca dei Bellocco. Proprio lui, il sindaco in trincea, il sindaco che si era battuto come un leone contro il trasbordo delle armi chimiche siriane a Gioia Tauro, il sindaco che stamani doveva finire sulle cronache per qualcosa di decisamente diverso, lo sgombero della baraccopoli degli immigrati, è finito nel tritacarne mediatico con un'accusa gravissima per un uomo delle istituzioni, concorso esterno in associazione mafiosa. Avrebbe favorito la cosca Bellocco rilasciando autorizzazioni e licenze per l'apertura di negozi nella disponibilità della consorteria e fornendo informazioni per l'aggiudicazione degli appalti nella gestione dei rifiuti. In manette anche il vice sindaco Santo Cedi e il consigliere comunale di minoranza Giovanni Pantano, vicino ai 5 Stelle, anche se nel giro di pochi minuti i parlamentari pentastellati calabresi e lo stesso Grillo hanno negato che Pantano sia mai stato rappresentante del movimento. Per gli inquirenti i due sarebbero stati i garanti istituzionali dei Bellocco e dei Pesce, da tempo federati. Le altre 23 persone fermate, ritenute, presunte affiliate, sono accusate a vario titolo di associazione mafiosa, narcotraffico, estorsione, danneggiamenti, intimidazioni. Sequestrate diverse aziende e attività imprenditoriali per complessivi 10 milioni di euro. Gli inquirenti sono convinti di aver acclarato un altro pezzo di quel perverso intreccio 'ndrangheta politica che si annida in Calabria e nel comune di San Ferdinando. Nei mesi scorsi a finire in manette il comandante e un agente della Polizia Municipale, ma anche l'ex GIP di Palmi, Giancarlo Giusti, sempre per aver agevolato i Bellocco Pesce, che continuano a dominare il mandamento del Tirreno Regino, nonostante gli arresti, i sequestri, le confische. È amaro constatare, ha sottolineato il procuratore Cafiero De Rao, che in passato a San Ferdinando, mentre si svolgevano manifestazioni pubbliche per la legalità, in contemporanea si favorivano le aspirazioni della criminalità organizzata di quel territorio. E ora sul comune della Piana si addensa l'ombra dello scioglimento. Infatti è già stato inviato il commissario prefettizio per la reggenza, ma sicuramente ci sarà anche la commissione d'accesso. Arcangelo, sicuramente noi non ci meravigliamo, è un fatto talmente consueto purtroppo ai noi a cui siamo abituati, quello delle presunte infiltrazioni nei comuni. Certo, qui questo sindaco che si era creato anche questo alone di sindaco battagliero, insomma sindaco passionario, che viene arrestato, viene fermato con accuse pesantissime, un po' di sconforto lo genera. Ma è un ambiente tanto difficile.
difficile. San Ferdinando è stata per lungo tempo una frazione di Rosarno, ha sempre sopportato l'influenza negativa delle cosche rosarnesi che possono essere ascritte al patriziato dell''Ndrangheta, cioè sono delle cosche con grandissime tradizioni. È stato teatro di fatti di sangue molto gravi, a San Ferdinando vennero ammazzati due bambini davanti a un circolo ricreativo, sono stati commessi molti omicidi di mafia, parlo degli anni 80 e 90, è poi diventato un comune a sé stante, autonomo, ma in una zona della Calabria assolutamente strategica perché San Ferdinando è attaccato a Gioia Tauro e soprattutto è attaccato al porto di Gioia Infatti ha Tauro, un'intera piena competenza frazione, sul certo, l'intera porto. frazione era nuova. È stata demolita e ricostruita per dare spazio al porto. La posizione del sindaco, un sindaco del Partito Democratico impegnato Sì, alle anche se il PD ha primarie, preso le distanze, ha tutti detto prendono le che... distanze, Sì, di infatti, fatto come è Grillo, tutti prendono le distanze quando ci sono i fatti sindaco del negativi. Partito Democratico, militante, che ha commesso delle leggerezze gravi che lo hanno portato agli arresti domiciliari, rilascio di una certificazione in favore, insomma, di un esponente del clan e si parla di un condizionamento sostanziale di questi clan federati, comunque legati alla casa madre, cioè a Rosarno, e relativo, insomma, un condizionamento relativo ad ogni aspetto della vita pubblica, così sembra di capire dall'ordinanza di custodia cautelare. Naturalmente questa condizione che riguarda il sindaco, ma più in generale le persone coinvolte nell'inchiesta Eclissi, due ultimi fermi sono stati eseguiti in Germania e Portogallo, dove due esponenti di questi clan lavoravano. Rispetto a queste accuse gravi, dicevo, occorre sempre considerare questa presunzione di innocenza che rimane un dato costituzionalmente riconosciuto e Che rispetto va al quale dobbiamo, comunque appunto motivarci. Io sempre ho avuto modo rispettato. di incrociare il sindaco, tra l'altro, in alcuni convegni importanti che erano fatti proprio a volte convegni sulla legalità e quindi mi ha molto sorpreso questo suo coinvolgimento, ma ciò deve pure imporre una riflessione anche su molte manifestazioni magari, che vengono fatte e che spesso purtroppo finiscono con coinvolgere anche personalità, per carità qui è ancora tutto da dimostrare, ma che sembrerebbero borderline, cioè a metà Infatti. tra una partecipazione a una manifestazione sulla legalità e per l'altra metà invece disposte a chinare la testa rispetto a richieste che arrivano da ambienti Infatti è quello che ha malavitosi. sottolineato anche il procuratore Cafiero De Raho, no? Che a San Ferdinando mentre si combatteva, magari mentre si parlava di lotta all''ndrangheta, in contemporanea si favorivano poi le cosche, perché la Dafferi, al di là dei certificati, delle autorizzazioni per le attività commerciali, sembra che abbia agevolato anche la concessione dell'appalto della gestione dei rifiuti ad una ditta più vicina e più di fiducia delle cosche, dopo aver intimidito e costretto al ritiro la ditta che aveva vinto l'appalto. Su Lui questo dice: sono stato a disposizione, però appunto. Prendiamole sempre, Arcangelo, con molta anche cautela rispetto alla ditta, le perché qui c'è, diciamo, l'ombra, il sospetto, il dubbio anzi, che possa essere accaduto questo, ma rispetto poi alla ditta che legittimamente poi si è aggiudicata questo appalto, no, non c'è alcun provvedimento, cioè dobbiamo stare molto attenti perché altrimenti come dire, un discorso che può valere dal punto di vista giornalistico per accrescere di importanza un'operazione, può poi non valere dal punto di vista giudiziario. Qui poi contro la ditta giudicataria non c'è nulla, quindi Assolutamente, stiamo parlando di infatti. intimidazioni fatte contro la ditta precedente, poi ne è arrivata un'altra che nessuno fino al momento ci ha detto che è una ditta, perché è una ditta che funziona normalmente, non è stata sequestrata, non è soggetta a provvedimenti, quindi Nessun altro. su questo sarei cauto. Bisogna essere cauti, Arcangelo, proprio perché nei giorni scorsi sono uscite le motivazioni della sentenza della Cassazione per quanto riguarda il processo reale. Ricordiamo tutti il clamore anche di questa inchiesta che ha portato in carcere e poi alla condanna dell'ex consigliere regionale del PDL, per cui questa sentenza adesso nelle motivazioni che hanno suscitato anche Santi Zappalà, queste sentenze che hanno lasciato anche un po' perplessi, beh, la sentenza dice
non riconosce l'esistenza della cosca pelle, che era stato l'impianto diciamo centrale del processo. Dice sì, lì c'è la pervasività dell'andrangheta, c'è il potere intimidatorio dell'andrangheta, però smonta di fatto l'esistenza di una cosca. Per cui io dico sempre la cautela d'obbligo, perché magari si era parlato grandi titoloni per questa cosca, la cosca pelle, che sicuramente gli esponenti sono radicati, hanno subito condanne e quant'altro, però se la Corte di Cassazione adesso ti dice non esiste praticamente come cosca riconosciuta, beh, insomma. Io ho grande rispetto per le decisioni della magistratura, soprattutto della magistratura di legittimità, perché dà una valutazione in punto di diritto, che è una valutazione importante e fondamentale rispetto ad un processo. Purtuttavia Antonio Pelle, il papà di Giuseppe Pelle, è forse stato uno dei capi più importanti dell'andrangheta calabrese. Pensate che mediava pure le conflittualità, insomma, che insorgevano, mediava rispetto alle conflittualità che insorgevano nell'area settentrionale della Calabria. È un personaggio, lo stesso Giuseppe Pelle, che emerge come figura appunto di riferimento di una certa classe, per carità non tutta, politica calabrese. Abbiamo visto le immagini di tutti gli aspiranti politici candidati alle regionali del 2010 che andavano a casa sua. Discutiamo, ripeto, massimo rispetto alla magistratura, certo, legittimità, ma qui discutiamo di 40 anni di storia criminale, giudiziaria di una certa parte della regione, cioè, quindi ti devo dire che io ho letto questa sentenza, questo è un mio modestissimo punto di vista, non sono un giurista, sono un osservatore. Mi è sembrata una sentenza un po' contraddittoria, devo dire la verità, insomma, che ha cercato di superare alcune cose a tratti insuperabili. Noi lo dobbiamo rispettare perché è una sentenza della Corte di Giustizia, per carità e per rispetto degli imputati, assolutamente, però io esprimo come sempre la mia opinione, cioè ho delle perplessità. Infatti, Arcangelo, perché comunque le sentenze si devono accettare, però uno può anche porsi degli interrogativi quando le cose non tornano, per carità. Il nostro sistema giudiziario è uno dei migliori al mondo, tutto quello che vuoi, però ci sono anche delle incongruenze, ci sono poi le valutazioni e le interpretazioni personali dei giudici, Arcangelo, quindi non è detto che sia il Vangelo, però appunto questo induce ancora di più alla cautela quando in fase soprattutto di indagini preliminari vengono fatti titoloni o vengono sbattute le persone in prima pagina, perché poi ci ritroviamo anche con, dobbiamo fare i conti anche con verdetti del genere. Poi si vedrà come andrà a finire, sta di fatto che andando anche controcorrente, perché pare che nella sentenza Arcangelo si sia tenuto conto dei criteri storici tradizionali, si è parlato soprattutto dell'organizzazione militare, non tenendo conto insomma, dell'evoluzione dell'andrangheta stessa per definire una organizzazione criminale, una cosca. Però questa è. Ripeto, con massimo rispetto dei giudici di legittimità e così degli imputati che hanno beneficiato di questa sentenza. Purtuttavia mi sembra un provvedimento, ormai diventato cosa giudicata, che insomma possa essere ricondotto a certi provvedimenti degli anni 70, degli anni 80. Insomma, non ti devo dire, mi è suscitato grande perplessità. Infatti siamo rimasti tutti un po' perplessi. Nella spiegazione di alcune sì, cose, un po' contorto comunque era. Arcangelo, staremo a vedere cosa succederà a San Ferdinando, ovviamente siamo in fase di indagini preliminari, sottolineiamo presunzione di innocenza per tutti. Di certo che ci sia questo condizionamento pesante della criminalità organizzata non è un dato da sottovalutare né un dato da ignorare soprattutto. Quello sì che è un punto assodato. Allora, un'altra notizia di cronaca anche che ha una sua importanza è stato il fatto che si è costituito Domenico Mezzatesta. Domenico Mezzatesta era latitante da quasi 2 anni. Lo ricordiamo perché è stato autore, insieme al figlio che è stato arrestato subito,
di un duplice omicidio in un bar di Decollatura, il bar del Reventino. Immagini che hanno veramente indignato, hanno scosso l'opinione pubblica e fatto anche lì il giro delle televisioni nazionali. Mezzatesta, che è stato condannato insieme al figlio all'ergastolo in primo grado, adesso si è costituito, quindi si è consegnata alla giustizia. Ma vediamo un attimo il servizio con le immagini di quell'agguato veramente tragico, drammatico, che ha indignato. Ricordate queste immagini? Terribili, agghiaccianti, riprese da una telecamera piazzata all'interno di un bar a Decollatura. Era il 19 gennaio del 2013. Nel locale fanno irruzione Domenico Mezzatesta e suo figlio Giovanni. Esplodono alcuni colpi di pistola e rimangono uccisi Giovanni Vescio di 36 anni e Francesco Iannazzo di 29. Il figlio venne subito arrestato, mentre il padre, Domenico, fece perdere le sue tracce. Stanotte l'uomo ha deciso di costituirsi. Si è presentato accompagnato dal suo avvocato alla caserma dei carabinieri per farsi arrestare. Mezzatesta era attivamente ricercato con l'accusa di duplice omicidio. A chiarire la dinamica del terribile fatto di sangue, il filmato girato dentro il locale in cui si vedono i due uomini che entrano e fanno fuoco sulle loro vittime. Nella sequenza si nota anche uno dei due autori dell'assassinio che, dopo aver sparato, si scaglia contro la sua vittima, come si nota appunto dalle immagini. Arcangelo, bisogna dire che queste immagini, che sono crude, tragiche, perché noi assistiamo ad un duplice omicidio in diretta, oramai sono abbastanza anche frequenti, perché grazie alle telecamere di sorveglianza o anche grazie ai telefonini, alle nuove tecnologie, la rete, le televisioni sono inondate di queste immagini. Il rischio è che ci si abitua, perché sembra quasi di vedere uno dei tanti film, delle fiction a cui siamo abituati, e invece questa è realtà. Lì due persone sono state ammazzate a sangue freddo con una spietatezza, insomma, incredibile. Sì, io credo che la costituzione del più anziano degli imputati sia legata proprio alle condizioni di detenzione del figlio, cioè è come se, insomma, un padre avesse abbandonato il figlio, certo, rimanendo per 2 anni tranquillamente libero con l'altro, con il congiunto in galera. Quindi credo che anche in questo processo, che dovrà celebrarsi in appello, il padre dirà qualcosa, in genere almeno per funziona così, per assumersi, alleggerire, probabilmente assumersi le responsabilità. Abbiamo visto immagini così crude anche in occasione di omicidi commessi a Napoli o nel napoletano, per cui questo fatto che in molti locali ci siano le telecamere a circuito chiuso ci aiuta, come dire, a vedere dal vivo, insomma, quello che accade quando si consuma un delitto. Io credo che questa storia riveli tuttavia, insomma, la tragicità del momento, insomma, che stiamo attraversando. È un momento che in Calabria dura da troppo tempo, cioè da 60 anni che siamo scossi dalla violenza, da 60 anni che i diverbi si risolvono uccidendo. Qui ci sono due persone di 29 e 26 anni che hanno perso la vita e altre due che la vita se la sono rovinata, perché qui, insomma, male che vada, come dire, uno dei due si prenderà la condanna all'ergastolo definitiva, l'altro magari prenderà una pena minore a seconda di quella che dirà il padre in aula, che si è appena costituito, ma insomma di fatto sono 4 vite distrutte. Mi domando, ma insomma, valeva la pena risolvere questa vicenda a pistolettate, tra l'altro probabilmente contando su un'impunità che invece non c'è stata, perché le telecamere hanno, come dire, restituito proprio, ha cristallizzato il quadro di quello che è accaduto. Una cosa molto triste, insomma, per le vite che si sono perse e per quelle che si andranno a perdere, perché poi chi sta in carcere certo non vive in una condizione ideale, e il carcere è, insomma, una sorta di morte civile. Assolutamente, ma anche pensiamo alle famiglie, Arcangelo, che vengono segnate, chi resta a casa, mogli, figli, sorelle, fratelli, genitori, insomma. Questa violenza non paga, purtroppo continua ad aumentare, poi anche per la crisi generale, per le degenerazioni generali, che comunque non giustificano tutta questo sangue, questa violenza, questa tracotanza.
Bisognerebbe riflettere e riflettere molto, soprattutto i giovani, a non buttare via le loro vite per niente. Adesso, Arcangelo, ci spostiamo nel Cosentino perché anche qui un'amministrazione ha subito intimidazioni, però nel giro di pochi mesi sono stati assicurati alla giustizia i presunti autori di quelle intimidazioni. Siamo a Marano Marchesato, piccolo centro alle porte di Cosenza. Vediamo. I voti sono stati dati, se entro fine mese non escono 5 posti di lavoro al comune o al Metropolis, ogni singolo voto dipenderà un colpo di pistola direttamente sulla vostra pelle. Per il sindaco Pino Belmonte e Domenico Carbone, distinti saluti. Con questo particolare biglietto di saluti, accompagnato da proiettili e fiori viola, un gruppo criminale si era presentato agli amministratori comunali di Marano Marchesato. 5 posti di lavoro subito, richiesti dopo una vera notte di fuoco nel maggio scorso, in cui le auto del sindaco Edoardo Vivacqua e di un assessore Domenico Carbone furono date alle fiamme. Si salvò per l'intervento tempestivo dei suoi familiari l'auto del vice sindaco Pino Belmonte, che è anche il direttore di un noto centro commerciale di Rende. Sono in tutto 5 gli indagati nell'operazione The End of Game, ovvero la fine del gioco. 3 di loro sono stati arrestati per tentata estorsione in concorso, solo 3 in quanto uno degli indagati ha poi attivamente collaborato alle indagini e per un altro non sono emersi elementi ritenuti validi per l'arresto. Il mandante sarebbe Domenico Mignolo, ritenuto vicino alle cosche dell'Andrangheta del Cosentino. A lui si sarebbero affiancati Alberto Ruffolo ed Alberto Novello. I carabinieri hanno lavorato alacremente, esaminando i tabulati telefonici degli indagati e anche i biglietti con minacce lasciati sui luoghi delle intimidazioni, ricavandone importanti tracce biologiche, con i complimenti della Procura Abruzia. Soddisfatti gli investigatori. Sì, soprattutto per la gravità dell'episodio in sé, un atto intimidatorio, ricordiamo, rivolto a ben 3 amministratori contestualmente lo stesso giorno, nello stesso momento. Quindi un atto grave, rivolto a chi si spende per il territorio, perché gli amministratori pubblici sono persone che si spendono per il proprio territorio, quindi era giusto lavorarci molto intensamente come è stato, e il risultato è arrivato. Ecco, Arcangelo, ne discutiamo, lo commentiamo questo fatto di cronaca subito dopo la pubblicità. Linea alla regia. Bentornati, prima della pubblicità abbiamo visto gli arresti operati dai carabinieri di Cosenza su ordine della GIP del Tribunale di Cosenza, che ha accolto la richiesta del procuratore capo Dario Granieri e del sostituto Antonio Tridico, che hanno condotto le indagini sulle intimidazioni agli amministratori di Marano Marchesato. Certo, Arcangelo, anche qui questo rapporto strano tra criminalità o comunque anche una certa delinquenza comune e comune amministrazione locale non è un fatto, diciamo, sporadico, lo ritroviamo anche nelle zone apparentemente più tranquille della Calabria. Qui c'è la solita storia, posti di lavoro, che poi sono le richieste che si fanno sempre al comune, soprattutto in questa fase di crisi si pretende dal comune il posto di lavoro, un contributo per vivere, sopravvivere. Qui si sono fatti sentire con le minacce. Sì, i sindaci sono l'avamposto che lo Stato ha messo, insomma, sul territorio, quindi purtroppo hanno la responsabilità di reggere l'urto di tutta la gente che chiede di lavorare. Quando poi quest'urto è rappresentato da soggetti che evidentemente hanno un tipo di cultura, che è quella del ricorso alla violenza, insomma la cultura di cui parlavamo prima, i risultati sono questi: cioè una notte incendiano 2 vetture, lasciano un biglietto, che poi è un biglietto tragicamente ironico, tragicamente irriverente, perché dopo le minacce si conclude con distinti saluti. È anche un comportamento, diciamo, improvvisato, mal realizzato, tant'è che
Dopo pochi mesi, infatti sono di maggio, adesso abbiamo subito registrato l'arresto dei presunti responsabili, sono stati trovati elementi biologici, c'è uno degli ideatori di questa azione che ha collaborato pienamente con le forze dell'ordine una volta messo alle strette, quindi ha dato in qualche maniera maggiore vigore agli indizi che i carabinieri avevano raccolto, quindi una cosa organizzata male, finita certo, peggio, non da denuncia, professionisti, ecco. Denuncia un certo stile e che però va ad ascriversi ad una lunga serie, sono 200 gli attentati compiuti negli ultimi 3 anni contro gli amministratori locali calabresi, dall'incendio, le bombe, i Kalashnikov, io ricordo la casa del sindaco di Nicosia, quello è stato impressionante, 70 colpi di Kalashnikov. Ricordo la bomba posta per parlare di un'altra zona della Calabria davanti alla villa del sindaco allora di Malvito, cioè vedo che questo modo di comportarsi rispetto ad un amministratore che non si piega è sempre lo stesso e denuncia la cosa più grave secondo me che emerge da questo tipo di vicende, denuncia questa subcultura della violenza che è ormai un patrimonio quasi genetico, no? Nella nostra regione. Questo è un patrimonio genetico negativo perché vedete se si ragiona così poi si finisce con l'uccidere gli altri, è come è successo ai signori Mezzatesta a Decollatura, poi non solo si ammazzano 2 persone ma si rischia di finire il resto della vita in carcere, quindi è una subcultura rispetto alla quale dobbiamo, come dire, rivolti ai giovani in particolare, dobbiamo rispetto a questa subcultura prendere le distanze, insomma abituarci a ragionare in un modo diverso, perché sennò si va verso la distruzione. Io non credo che nessun padre voglia per il proprio figlio, insomma, che diventi un assassino, che incendi, che metta bombe, perché si rovinerà la vita, potrà godere per 5-10 anni al massimo di un alone di mafiosità presunta e poi finirà o in carcere o sottoterra, e questa non può essere la scelta che noi possiamo volere o che possiamo augurarci per i nostri giovani. Quindi i giovani si nutrono di altri principi che sono principi più sani e che li tengono lontani da questo tipo di contesto che non porta a nulla. Assolutamente, e poi bisogna dire che questo di Marano, se poi saranno confermate le accuse, perché anche qui diciamo che abbiamo la prima parte delle indagini, è uno dei pochi in cui si è fatta luce, perché il dramma degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali in Calabria non è solo il numero, Arcangelo, il fatto che non si riesce mai ad individuare l'autore. Non sempre c'è l'andrangheta, non sempre ci sono le cosche dietro, spesso ci sono anche appunto delinquenti comuni, gente semplicemente arrabbiata che non riesce a controllarsi, ci sono bulli, però sta di fatto che andrebbero fatte le indagini, si dovrebbe cercare di dare risposte e assicurare alla giustizia gli autori anche come deterrente agli altri, perché queste proprio c'è una impunità quasi assoluta. E questa impunità, devo dire, nell'Alta Calabria, in un altro caso a luglio, i carabinieri sono venuti a capo delle intimidazioni commesse in quel caso contro il sindaco di Diamante, è stato arrestato il responsabile, la seconda volta in pochi mesi, ma questa impunità sostanziale che riguarda gli autori degli attentati piccoli e grandi commessi contro amministratori locali calabresi e poi determina una sorta di cortocircuito, perché chi amministra, temendo che questa gente che prima lo minaccia e poi è capace di incendiargli la casa, di fargli saltare la macchina con una bomba, non venga punito, poi si piega e quindi può commettere errori e magari poi finire pure in galera, perché piegandosi, come abbiamo visto prima, ammesso che le accuse mosse al sindaco di San Ferdinando siano poi provate in dibattimento, chi si piega poi rischia di suo, quindi non solo sopporta una prevaricazione, ma poi finisce col pagare. Oppure getta la spugna, Arcangelo. Allora, adesso apriamo una pagina che è abbastanza interessante, ve la vogliamo restituire. Lirio Abate, questo noto, importante, bravissimo giornalista di Repubblica, ha pubblicato sull'Espresso un'inchiesta che
insomma, da pensare. Ricorderete tutti l'omicidio di quel ragazzo 18enne di Rizziconi, Francesco Insitari, è stato ucciso a 18 anni mentre andava a festeggiare il compleanno di un'amica, aspettava dagli altri amici davanti ad un locale. Francesco Insitari, veramente una vittima sacrificale sull'altare di intrecci, interessi, criminalità, perché ci muoviamo in un'area della Calabria ad alta densità mafiosa. È stato un omicidio bruttissimo che ha suscitato tanto sdegno. Probabilmente è rimasto anche senza autori fino a questo momento. Probabilmente si è detto Francesco ha pagato colpe non sue, è stato un tragico gesto per colpire il padre, Pasquale Insitari, ex consigliere provinciale di Reggio Calabria, ex vice sindaco e assessore ai lavori pubblici di Rizziconi, un personaggio molto in vista anche a livello politico, che poi è stato arrestato ed è stato condannato per presunti rapporti con la criminalità organizzata. Pasquale Insitari era cognato di Princi, questo imprenditore fatto saltare con un'auto bomba. Insomma, c'è tutto un contesto molto complesso, difficile in quell'area della Calabria, con grossi, grossi interessi commerciali, imprenditoriali e delle cosche molto potenti, cosche storiche come quelle dei Crea e dei Rugoli. Beh, cosa ha restituito in questa inchiesta Lirio Abate? Che addirittura di queste indagini e dell'omicidio del giovane Francesco Insitari si sarebbero addirittura occupati i servizi segreti del Vaticano, servizi segreti che sono considerati veramente al top a livello mondiale, perché addirittura è stata, sono stati definiti quasi i migliori da Wiesenthal, il cacciatore di test dei criminali nazisti. Però Arcangelo, certo suscita un po' di impressione il fatto che un omicidio di un ragazzo avvenuto in un piccolo centro della Calabria, in un contesto anche di 'ndrangheta, possa avere interessato, possa avere comunque coinvolto i servizi segreti del Vaticano. Tu che hai letto come me questa inchiesta di Lirio Abate, puoi restituire il perché, da dove parte Lirio Abate per affermare questo e sostanziare questa ipotesi? Ma intanto i servizi segreti del Vaticano vengono chiamati dalla CIA, cioè dagli americani, l'entità. Sono stati fondati nel 1566, li guidò per primo Francesco Ghisleri, e sono dei servizi che, capirete, hanno un radicamento sul territorio impareggiabile, perché ciascun parroco nel suo mondo conosce vita, morte e miracoli dei suoi parrocchiani, quindi è in grado di avere importanti informazioni. Quando viene ucciso questo ragazzo, il viceparroco di Rizziconi, Don Francone, chiama o manda un messaggio ad una delle ragazzine che erano con Francesco. Francesco è, secondo me, una vittima assolutamente innocente di uno scontro che c'è stato lì, di potere, economico. Il suo delitto peraltro è rimasto impunito. Francesco è ricordato da una fondazione emerita che fa delle cose in segno opposto e contrario, cioè delle cose che esaltano il bene, i valori della solidarietà, eccetera. Francesco è un ragazzo quindi che muore a 18 anni, la sua famiglia viene distrutta da questo evento, il padre poi paga un prezzo molto alto, perché oltre a perdere il figlio, che è un dolore credo insuperabile, poi viene anche condannato per responsabilità che ha nei rapporti con esponenti della mafia. Lo zio Nino Princi viene ammazzato con un'autobomba che lo smembra, e quindi è una famiglia che, diciamo, che la violenza l'ha subita in maniera assoluta, anzi è stata travolta dalla violenza. Questo Don Francone, siccome Francesco era ad una festa, viene ucciso quando esce dalla festa, si festeggiava proprio un 18esimo compleanno insieme ai compagni dei ragazzi. Questi ragazzi vedono il killer e non lo riconoscono, il killer agisce a volto scoperto, è buio, spara con una calibro 9 e si allontana a piedi. Un killer professionista, tra l'altro, perché ha fatto proprio una vera e propria esecuzione, sì, Arcangelo, dandogli anche il colpo di grazia. Quindi un odio esagerato per un ragazzino che non aveva nessuna colpa.
e i ragazzi quindi rimangono terrorizzati. Questo Don Francone manda un messaggio ad una delle ragazze presenti dicendo: sappiamo tutto, sappiamo chi è stato, eccetera. I magistrati che hanno sotto controllo il telefono della ragazzina, proprio perché è testimone del fatto, convocano il prete, gli dicono: tu hai scritto questa cosa, che vuol dire sappiamo chi sono stati. Il prete lì prende le distanze, dice: no, sono voci che ho raccolto in parrocchia. Cioè, rispetto invece alle quasi certezze che esprimeva nel colloquio avuto prima con la ragazza e poi col padre della ragazza, che legittimamente ha chiesto chi è stato ad uccidere l'amico di mio figlio, ragazzino, amico di mia figlia, rispetto a quelle quasi certezze invece di fronte ai magistrati diventa evasivo. I magistrati che fanno? Fanno collocare dei carabinieri, una microspia sulla macchina di questo signore, e la microspia registra una telefonata che questo signore fa appena uscito dall'interrogatorio con il pubblico ministero, che tra l'altro è un pubblico ministero bravissimo, si chiama Roberto Di Palma, che di criminalità nemastica, che ha combattuto la criminalità nella piana di Gioia Tauro, chiama il Vaticano, si presenta con un numero... Con un identificativo, parla con un certo monsignore, gli dice che è stato sentito, dice di non aver detto nulla di particolare e promette poi che se dovesse venire a conoscenza di cose più specifiche, promette di avvertire insomma immediatamente i suoi referenti vaticani, che non possono che essere una struttura ovviamente di intelligence o di raccolta di informazioni. Fa riferimento a schede e cose che hanno loro in Calabria rispetto alle famiglie Inzitari e Crea, che sembrerebbero coinvolte nel fatto, sembrerebbero famiglia Inzitari come vittima, la famiglia Crea non direttamente, perché questo delitto, ripeto, è impunito, né c'è indagato per il delitto arrestato qualcuno della famiglia Crea. Quindi questo è il contesto. Secondo me avviene che Francone, in qualche maniera preoccupato dell'audizione, chiama in Vaticano evidentemente un suo referente, questo è accaduto. Quindi da qui Lirio Abate, che è uno dei più grandi giornalisti investigativi italiani, che è stato più volte in Calabria ha presentato i suoi libri, utilizza questa vicenda per far capire come alcune storie che sembrerebbero avvenute in una parte dimenticata d'Italia, in un piccolo paese della Calabria, abbiano invece, per via delle persone che vi sono coinvolte, poi un riferimento nazionale. In questo caso questo prete che adesso sta a Roma, eccetera, secondo me tenta di avere, come dire, un aggancio, perché in qualche maniera è spaventato dal fatto di essere stato convocato. Rizziconi è un paese della piana di Gioia Tauro famoso negli anni 60 perché è il paese in cui agiva la belva di Drossi, cioè tra Drossi e Rizziconi agiva Domenico Maesano. È famoso anche negli ultimi mesi perché c'è un sindaco, un ex sindaco, che ha assunto una posizione molto forte contro la criminalità organizzata, che ha sopportato lo scioglimento del suo consiglio per via delle dimissioni, secondo la magistratura inquirente, secondo questo sindaco che si chiama Giuseppe Bartuccio, indotte dalle pressioni criminali, che ha determinato con le sue coraggiose rivelazioni l'arresto di una serie di appartenenti al clan Crea di Rizziconi. E quindi è un paese che si ha offerto questa immagine tremenda di violenza, ma che ha pure offerto l'immagine di un amministratore che ha trovato il coraggio, pur vivendo in una condizione difficile, di isolamento. Infatti è stato veramente un sindaco, e ora è una persona che ha un coraggio incredibile, perché è stato isolato Arcangelo, ricordiamolo, anche lì a Rizziconi, prima in consiglio comunale, ma anche nella società, questo sindaco è stato isolato proprio perché ha osato dire di no e denunciare pubblicamente, perché non si è limitato a gettare la spugna, ma ha anche denunciato le pressioni, per cui il duplice volto anche qui a Rizziconi, come a San Ferdinando, come in tante altre realtà della Calabria. Però appunto Lirio Abate ipotizza che questo interessamento o la presunta inchiesta parallela dei servizi segreti del Vaticano arrivi perché Arcangelo, probabilmente alcuni protagonisti di questa storia hanno agganci fortissimi anche in Vaticano, perché altrimenti... No, non sono d'accordo io. Tu non sei d'accordo, come si spiega allora perché qualcuno avrà fatto delle pressioni, qualcuno avrà voluto sapere
in Vaticano che cosa succedeva? No, io credo che questo interessamento sia determinato dal fatto che questo Don Francone venga chiamato a deporre in questa vicenda come un test importante. Attenzione, vicenda che poi non ha uno sbocco processuale. Assolutamente. Perché l'omicidio in Zitteri rimane un omicidio impunito. Infatti lui non ha fornito alcuna quindi l'interessamento c'è perché c'è questo prete che viene chiamato e che si lascia sfuggire queste cose in queste telefonate non consapevole che erano telefonate intercettate. Allora, a seguito del coinvolgimento di questo prete, che diventa o potrebbe diventare un test fondamentale, secondo me c'è pure interessamento, indotto dallo stesso prete che chiama le fonti vaticane. Ecco, però perché presentarsi con un nome in codice quasi alla James Bond 007 chiedere di... Poi non lo sappiamo, perché comunque Abate sottolinea il fatto che la cimice posta nell'auto del sacerdote di Don Francone, che tra l'altro è un giovanissimo parroco, ha capitato e ha registrato ovviamente solo le parole del prete. Non essendo intercettato il telefonino, non sappiamo cosa diceva l'interlocutore, però dalle frasi di Don Francone si immagina questa cosa qua, insomma, di un coinvolgimento, di un rendere conto. Pare che abbia detto: prima le do a voi così le potete valutare, poi eventualmente le dirò qui. Però, Arcangelo, sarebbe anche normale che un prete, capiamo che sono dei contesti difficilissimi, però se chiediamo ai cittadini comuni di collaborare, di denunciare, se il prete sapeva qualcosa poteva dirlo, comunque è stato sentito, non sa nulla, non ha potuto dire nulla senza elementi, quindi non c'era tutta questa preoccupazione. Probabilmente così, come dobbiamo pure sottolineare, mica Rizzicoli è un paese fatto tutto di mafiosi, non è così. Sicuramente. La storia di Bartuccio lo dimostra. Se magari questo Bartuccio, che è un illustre professionista, tra l'altro un ottimo commercialista, non riesce a trovare piena solidarietà da parte della sua comunità, è perché la sua comunità ha paura. Non perché è una comunità che è tutta fatta di mafiosi, non è così. Assolutamente, una comunità che certo. Non riesce a recuperare il coraggio. Forse l'inizio di questa pagina nuova potrebbe essere rappresentata da questa scelta difficilissima fatta da Giuseppe Bartuccio. E tra l'altro una comunità su cui aleggia l'ombra di un latitante, perché lì c'è Giuseppe Crea, che è latitante dal 2006, quindi non è che è una condizione normale. No, infatti noi ci rendiamo conto, assolutamente, no? Infatti lo diciamo sempre che è inutile puntare l'indice contro le persone del luogo, sì, bisogna denunciare che è un dovere, però mettete le persone in condizione di denunciare, perché se poi vengono abbandonate, se lo Stato comunque è assente da questi territori, è chiaro che prevale la paura, o meglio, più che paura, Arcangelo, proprio il senso di sopravvivenza delle persone. Dobbiamo chiudere, ma prima di chiudere vi rendiamo conto di un'altra inchiesta che questa volta riguarda la giunta regionale. Il sequestro di beni al direttore generale della presidenza della giunta, Zoccali. Vediamo. La Procura di Catanzaro inserisce un nuovo tassello nel mosaico giudiziario del governo regionale targato Scopelliti, tracciando così un quadro di presunte violazioni e illegittimità che consegnano alla storia una pagina poco esaltante. Eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo Sanità e Ambiente con contestuale avviso di garanzia, un provvedimento di sequestro di beni per 900.000 euro nei confronti del potente direttore generale della presidenza della regione, Franco Zoccali, che avrebbe ricoperto l'incarico senza averne i requisiti, con conseguente danno erariale per una retribuzione non dovuta, secondo la Procura. Il provvedimento scaturisce dall'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Gerardo Dominianni, che vede tra i 25 indagati anche l'ex governatore Giuseppe Scopelliti, l'assessore al personale Tallini, i componenti delle giunte comunali di Reggio Calabria in carica tra il 2002 e il 2007, tra questi gli attuali senatori dell'NCD, Bilardi e Cariri, i consiglieri regionali Minasi e Imbalzano, il presidente della provincia di Reggio, Peppe Raffa.
Perché il tutto è partito da Reggio e dalla decisione di Scopelliti di portare nella presidenza del governo regionale, una volta eletto, il suo amico Franco Zoccali, funzionario dello Stato che sotto la sua sindacatura era stato nominato direttore generale, capo di gabinetto e capo dello staff del sindaco. E nonostante Zoccali non avesse i requisiti previsti dalla legge, l'ex governatore lo aveva nominato DG alla regione. Un particolare non da poco, denunciato più volte a livello politico e con un'esposta alla Procura già nel 2012, ma rilevato anche dagli ispettori del Ministero delle Finanze nelle indagini su incariche e nomine a dir poco illegittime operate dalla Giunta regionale e che fondano l'inchiesta di Dominiani. Le accuse nei confronti degli indagati sono di truffa, abuso d'ufficio, falso ideologico. Tutti a vario titolo avrebbero contribuito a quelle attestazioni che hanno consentito la nomina di Zoccali a direttore generale della presidenza della regione. Zoccali tra l'altro è coinvolto a Reggio nel processo Fallara Bis e a Catanzaro in altre inchieste sulla regione, dalla sanità agli incarichi al trasferimento di dirigenti. Certo, è triste constatare, Arcangelo, che anche a livello regionale, a livello politico ci sono più fronti giudiziari aperti e che ci sono state e che ci sono queste ipotesi, perché noi appunto la presunzione di innocenza, che ci sono queste ipotesi di abusi, di omissioni, di quant'altro, di nomine illegittime, una girandola di sprechi e di irregolarità che veramente sono uno schiaffo, un cazzotto nello stomaco per i calabresi in difficoltà. Speriamo che si faccia luce e che comunque si cambi registro e ci sia una vera moralizzazione, perché al di là delle responsabilità di Zoccoli o degli altri, comunque questo malcostume continua ad imperversare, quello di nominare gli amici, di dare consulenze a gogo agli amici degli amici, sprechi inutili e soprattutto non c'è merito e poi non abbiamo i risultati. È molto complesso, questa è una, come dire, un modus operandi riconducibile intanto allo spoil system che riguarda un po' gli amministratori e comunque riconducibile a una certa consuetudine che caratterizza le giunte regionali, ma non solo della Calabria, credo io, di molte regioni. Sì, ma infatti italiane, questo è diffuso insomma, proprio a Zoccoli livello nazionale. Da più di 2 anni, è chiaro, adesso fa grande clamore ovviamente questa sicuramente, che è un'altra cosa su cui riflettere, che insomma Reggio, le vicende di Reggio sembra quasi che debbano continuare a condizionare un po' anche la vita regionale. Speriamo che anche a Reggio si apra una fase nuova, una pagina nuova. Allora, noi su questo ci fermiamo, grazie ad Arcangelo Badolati e alla Gazzetta del Sud, grazie a Luca Chito in regia, grazie a voi per essere stati con noi, ci potete rivedere anche sul nostro canale YouTube, dell'Europa YouTube, e ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.